locale Black. È lunedì e come ogni inizio settimana è giunto anche questa volta l'appuntamento con Monolocale Black. Siete sulle frequenze di Hot Block Radio, questa volta non c'è Alfred D che ritornerà presto e che salutiamo, ma ci sono io, Luca, a tenervi compagnia per la nostra consueta mezz'oretta di old school e chill. Ma oggi soprattutto c'è con noi una leggenda del rap italiano, un personaggio fondamentale per la scena. Stiamo parlando di Francesco Cellamare, in arte ESA. Benvenuto sulle frequenze di Hot Block Radio, ciao! Yo yo yo, come andiamo, regà? Tutti belli? Alla grande e soprattutto freschissimi di nuova release quest'oggi. Io mi ero preparato tutta una intervista monografica sul passato, ma in realtà qua c'è da parlare di presente e anche di futuro, in realtà, soprattutto. Grazie, gentilissimo. Sì, a tralusco il brusco faccio uscire Classici Fantastici volume 1, che è 2021. Però hai fatto bene anche a pensare anche di raccontare un po' di cenni storici, perché sì, comunque c'è tanta gente che magari vuole scoprire la musica di ESA, no. Partiamo proprio dall'inizio allora. Siamo nel 1991, nasce il collettivo OTR, che è stato fondamentale per Varese, per l'Alta Italia in generale, per tutta quella che è la scena il pop old school di inizio 90. Però facendo un passo indietro, tu come ti avvicini a questa cultura? Qual è stato il tuo primo approccio al rap e all'hip hop? Grande, allora fai conto che io, esatto come tutti quanti, ho iniziato magari già alle medie con l'hip hop. 13 anni ti inizi a informare cose che non sono i cartoni animati e il calcio. Scopri magari i gusti musicali, ecco, i miei gusti musicali erano nell'hip hop, e all'inizio ho iniziato ballando la breakdance con i miei amichetti. Superiori però, verso i 16 anni, ho iniziato a rappare. Stiamo parlando di un'epoca in cui non esisteva ancora tanto rap in italiano, quindi rappavamo io prima in inglese, poi ci abbiamo provato in italiano dopo, già verso 18-20 anni, e alcuni artisti hanno iniziato a fare rap in italiano, come gli Andrassa Posse, piuttosto che gli Isola Posse All Star, il primo gruppo di Neffa, prima del Sangue Misto. Qua a Bolo, peraltro. Esatto, a Bolo Town, Big Up. E niente, quindi sì, quando avevo già 18-19 anni, fare rap italiano, e soprattutto quando incontro gli ospiti, diciamo, bisogna fare rap in italiano, basta. E quindi da lì sostanzialmente il passo successivo è stato quello della nascita del collettivo, giusto? Sì, OTR, esatto, nasce nel 91 e già ci impegniamo di brutto, ci troviamo un sacco di sera a settimana, chi studia, chi lavora. Però nella cantina del Thor, che era uno dei primi soci degli OTR, che poi abbandona la baracca e va a fare altro, ma sempre nostro amico, e gli vogliamo bene, bella Thor. E poi invece, appunto, io, Vez, Vigor, Polare, e poi c'erano anche Azza, Intro, altri ragazzi, iniziamo a lavorare al primo demo degli OTR, facciamo il primo demo, e ecco anche quello con un sacco di tracce, anche perché eravamo tanti ragazzi a reparare, a fare beat. Questo demo qua, che si chiama 992, l'anno della riscossa 2, e piace molto, lo mandiamo in giro, piace a Luca De Gennaro, che era il DJ di Frankie Energy, che addirittura poi scrive una canzone in omaggio agli OTR, che nel primo disco di Frankie si chiama Omaggio Cimento. E poi dopo sostanzialmente cosa succede, diciamo? Cioè, quelle che sono le vie dell'hip hop iniziano ad espandersi, siete forse anche tra i primi, diciamo, in qualche modo a ottenere un successo presso il grande pubblico con un collettivo rap che arriva direttamente dal basso, no? Dal basso e dalla provincia, ben detto, perché in realtà, esatto, penso che sia stato il nostro, diciamo, cruccio stare in provincia, dove ci annoiavamo, volevamo
un po' più di frenesia musicale, però fortunatamente da Varese, dove abitavamo tutti, migravamo spesso a Milano per far festa, incontrare altri artisti o per andare a registrare in qualche studio. Quindi diciamo la provincia è anche il posto dove però ci ha aiutato a fare la musica meglio, perché non essendoci molte distrazioni, stavamo appunto quasi tutte le sere in studio e curavamo molto produzioni, rap, facevamo le prove per gli spettacoli. Insomma, così si è diventati bravi, però, esatto, è una bella palestra la provincia, ecco. Esa, Polare, Lapina, Fetve. Qua siamo nel 1997, correggimi se sbaglio, dalla sede. No, no, hai detto bene, dalla sede ce n'è. Andiamo ad ascoltare, Rispetta nella Roma. 1997, Rispetta nella Roma, dalla sede. Qua, se non sbaglio, eravate già sotto Major in qualche modo, no? Era già abbastanza distante Sì, da è quello che giusto, abbiamo. no? No, ben detto, eravamo già sotto Major per Polydor, che era una branchia della Polygram, che oggi, insomma, tutto quel repertorio lì è finito nelle tasche della Universal, che diciamo, è la major superstite, è anche abbastanza in forma, ecco. Voi, tra l'altro, in quegli anni eravate molto attivi a livello anche internazionale, soprattutto europeo. Penso agli sforzi, diciamo, per collettivizzare un po' tutta la scena hip hop del continente, cercare di avere una vision un pochino anche di fratellanza, che magari a distanza di qualche decennio si è un po' persa tendenzialmente, se non per quelle che magari sono le estetiche musicali. Però all'epoca c'era davvero una comunanza anche di valori all'interno di questa cultura. Assolutamente, noi abbiamo fatto un progetto che si chiama La Connessione, che è nato un po' proprio sulla strada, cioè andando alle feste e ai concerti all'estero. Abbiamo conosciuto gruppi locali molto in gamba, Belgio con la CNN di Bruxelles e con i 360 gradi di Heidelberg della Germania. Abbiamo formato La Connessione, un gruppo appunto dove si rappava un po' in inglese, un po' in francese, un po' in italiano, un po' in tedesco, e abbiamo fatto anche due tour, ecco, sia alcune date in Italia, cioè molte date tra Germania, Svizzera e Austria, amici tedeschi che lavoravano bene anche come appunto sugli show live. E tutt'oggi ancora facciamo collaborazioni, e quando si possono fare eventi musicali ci si incontra. Esatto, chiamiamo i nostri amici a collaborare con noi qua in Italia, o appunto andiamo noi in Germania, in Belgio. Speriamo di farlo ancora. La tua, diciamo che è definibile come una vera e propria famiglia musicale, tua sorella, tuo fratello, Tormento. Prima sentivamo anche Lapina, che all'epoca eravate insieme nel pezzo Rispetto nella Roma con gli OTR. Dopo magari ti faccio anche una domanda sul nuovo pezzo dei Sottotono, quello che è uscito da poco. Ma il pro Mastroianni. Mastroianni, esatto, quello scritto tra l'altro anche da Calcutta, se non sbaglio. Ti volevo chiedere dopo un'opinione in merito, però prima di arrivare all'oggi, tra le tante ramificazioni, tra i tanti progetti, c'è anche quello dei Siamesi Bros con Tormento, con tuo fratello. Ci racconti un pochino come era nato questo progetto dopo che in realtà vi eravate sempre in qualche modo frequentati tra OTR ed altri featuring, però quel progetto, diciamo, è stata la prima collaborazione ufficiale in famiglia, diciamo. Sì, certo. Allora, fai conto che Torme, esatto, appare nel primo album degli OTR, mentre invece appunto anche io e Polare ci siamo nell'album, mi sa nel secondo, dove abbiamo fatto la canzone Young Ladies, come appariranno in una canzone che si chiama Dei Colori degli OTR. Bene, ovviamente, tantissimo, con mio fratello, e in più, esatto,
c'è stato un momento storico in cui abbiamo potuto fare due dischi, uno Siamesi Brothers Parole Sante, trova già anche in streaming ovunque, metteremo in streaming, che si chiama La Macchina del Funk, tutto prodotto da DJ Schizo. Abbiamo fatto questi due album, ci siamo divertiti tantissimo a fare musica assieme a mio fratello, ci siamo levati tanti sassolini nelle scarpe, e in più appunto soprattutto nel primo dei Siamesi abbiamo ospitato un sacco di gente che adesso è diventata famosissima, a partire da Gue Pequeno, Ensi, Jack the Smoker, chi più ne ha più ne metta. Quanti? Yes, Storm, Esa, Gue Combination, Ultra. Qui mandiamo sempre un saluto, vogliamo tanto bene. Quanti? Criminal Minded, Ultra Funky. Allora andiamocela proprio ad ascoltare Criminal Minded da Siamesi Brothers. Criminal Minded da Siamesi Brothers, come dicevamo, Gue Pequeno, l'abbiamo sentito in questa traccia, ma ci sono tanti collaboratori, tanti altri artisti della scena che hanno tra l'altro preso delle strade molto diverse, penso anche a Sciablo con cui hai collaborato e che vediamo anche in questa traccia. Certo, cosa ne pensi della... anche nel primo disco dei Siamesi, bravo, La Mia Medicina, una delle tracce più potenti, e un altro feature mio secondo me che va segnalato, non so se faremo in tempo a suonarlo, ma è Vecchie Ossa con Noise Narcos, che c'è questo featuring che ho fatto, non so se tu l'hai mai sentito, ma te lo consiglio, perché quel periodo lì insomma stavano emergendo questi talenti, Noise Narcos, appunto il Club Dogo, Marrakesh, e me li ricordo questi periodi con gioia, tanto giravamo tanto e spesso anche assieme facevano cose molto belle, ovviamente eventi più piccoli di quelli che fanno oggi, ecco, eravamo fortunati se muovevamo 200, 300, 400, 1000 persone, oggi esatto gli stessi artisti ne muovono decine di migliaia, ecco. Passare una cosa, c'ha ragione. Visto che l'hai chiamata, la teniamo in sottofondo con il pezzo di Noize. A proposito, sì, riallacciandomi a quello che dicevo prima, Esa, visto che appunto li abbiamo citati e alcuni di loro hanno preso proprio delle strade diverse, penso uno fra tutti, appunto, Sciablo, che adesso in qualche modo è una sorta di padrino della nuova scena trap, è qualcosa che tu ascolti, che biasimi, che rispetti, insomma qual è la tua posizione al di là di poi le attività tue di cui magari dopo parliamo anche con Capitan Futuro e altre cose, però no, io sono proprio, guarda, molto appassionato dell'underground, quindi degli elementi del breaking, del beatbox, dello scratch, del DJ che mixa con giradischi, delle sfide di freestyle, delle barre proprio a profusione, dell'hip hop, anche quello un po' alternativo, anche quello insomma non commerciale, anche se ho fatto anche delle belle commerciali anche con Fish, che sono rimaste nel cuore di un sacco di gente, però ora l'hip hop underground, quindi io ho un po' seguito questa roba qua, ecco, fanno il Colle del Fomento, come fa Chaos One, come fa Mezzo Sangue, sono degli artisti che suonano più vintage, diciamo più classic, e io un po' mi rifaccio questo gruppo di artisti qua, però mi piace, in delle occasioni ho fatto anche delle strofe su dei beat trap piuttosto che reggaeton, reggae volentierissimo, anzi ultimamente ho fatto anche delle collaborazioni con Arianna Ferrari, che è una cantante pop rock, quindi canto anche con rock, e sì diciamo che a me piace la musica, quindi non mi interessa tanto che forma c'ha, ecco, sono esatto più di così come di ispirazione mia, più un cantautore, ecco, più un rapper che gli piace fare concerti, che rappare magari una decina di strofe, piuttosto che fare l'animatore nel club, anche se l'ho fatto in varie occasioni, lo so fare, mi diverte anche, però mi piace di più salire sul palco, fare un'oretta, un 40 minuti, un'oretta di rap, quindi preferisco più gli ambiti appunto locali di musica dal vivo, circoli, arci,
centri sociali, ecco, ambiti dove si può andare un po' oltre con i messaggi, ecco. Però ben vengano anche le situazioni dove si balla, in particolare a me piace andare a ballare alle dancehall. Negli ultimi anni anche tanto mi piace il jazz, molto jazz, anche il nuovo disco c'è tantissimo jazz. Uno scorso ho fatto uscire proprio una traccia con un collettivo jazz che si chiama Bardamù di Roma, e che saluto, grandi Bardamù, e la canzone si chiama Che succede? È molto bella, diciamo, stile molto elegante, molto da jazz club, da cena con gli amici o le fidanzate, ascoltando musica raffinata. Guarda mu e press. Yo. Suona BK come primo DJ, solo amore per Primo Brown, eterna primavera sul sound. Make it funky, James Brown. Ecco, questo lancio mi permette poi di ricollegarmi anche a un altro tema che mi stava a cuore approfondire, ovvero il fatto che, appunto, come hai anche ribadito, tu hai un approccio molto distante da quelle che sono le logiche commerciali in Italia, anche della scena underground, perché effettivamente tu hai citato alcuni tipo Mezzosangue e Colle del Frumento, che però sono molto legati sempre all'uscita, appunto, del release, il mixtape, l'album con la promozione, eccetera, eccetera. Invece tu hai appunto uno stile molto simile, non so, a Madlib o a Doom, che decidono di buttare fuori un pezzo, buttare fuori il mixtape, buttare fuori l'album, ce l'hanno, lo droppano, pubblicano una grande quantità di materiale senza una programmazione precisa, eccetera, eccetera, che è un'attitudine underground che effettivamente adesso è abbastanza difficile da recuperare. Questo che collegamento ha anche con l'attività, diciamo, di scouting, tra virgolette, il fatto che hai sempre avuto una grande attenzione alle nuove leve, sia con i contest Capitan Future che con l'attività, diciamo, didattica, vedo spesso su Instagram, appunto, le lezioni di SP404 con le nuove leve, eccetera, eccetera. Grande, detto bene, esatto. Mi piace Madlib, Rest in Peace, MF Doom. Mi piace appunto questa nuova scena dove c'è dentro anche, che ne so, Rock Marciano, Alchemist, piuttosto che Crime Apple, DJ Muggz. Ci sono degli artisti che, appunto, come hai detto te, producono e cacciano fuori, no? Un pochettino è una logica che mi piace assimilare della bottega, no? Distante da quella della grande catena, magari della grande distribuzione, alimentari, magari anche recuperati localmente a chilometro zero, perché no? E ha un'offerta. Esatto, comunque diciamo di qualcosa di particolare, ecco, che magari non potrebbe non piacere a tutti i palati, però c'è chi lo apprezza, insomma, lo sa, viene nella mia bottega, ascolta il rap underground, appunto spacchiusino, ci piace definirlo così. Oltretutto mi piace anche collaborare con i giovani tantissimo, perché affermati agli artisti più grandi e, diciamo, ovviamente per cercare di non perdere mai terreno, di continuare ad andare avanti e non andare indietro, fanno dei passi, come hai detto tu, più calibrati, più organizzati, più strutturati, cosa molto bella, perché poi ci regalano dei dischi che insomma sono solidi, sono fatti anche spesso per restare. E io invece magari faccio come si può dire, extra produzione di cose, però sai, diciamo, sono tempi in cui più musica c'è meglio è, tanto funziona, come per dire, anche io ascolto un sacco di musica underground, propone ormai in automatico il mio canale YouTube, il mio Facebook, il mio Instagram. Perché una volta che c'hai i tuoi, diciamo, i tuoi like, personaggi che ti piacciono, gli stili che ti piacciono, poi un po', diciamo, l'on demand inizia ad andare quasi da solo, ecco. Certo. Quindi diciamo, è importante che
che oggi ci siamo usati, e poi ognuno, in base a quello che gli piace ascoltare, si ascolta a quello che gli piace. Oh, cos'hai cacciato? E qua tra l'altro ci ricolleghiamo all'oggi, perché come peraltro stavamo dicendo in apertura di puntata, un po' a sorpresa almeno per me, hai droppato su YouTube il Classici Fantastici volume 1, che c'era parecchio hype da qualche giorno. E, ci racconti un pochino questa nuova release, poi magari se vogliamo ascoltare un brano scegli tu il pezzo che dopo ce lo ascoltiamo. Grande, grazie. Sì, ma questo già che hai messo è bellissimo, con un comma 1 sentito, la scrivo quando piove. Siccome sì, questi giorni piove anche, quindi di attualità perfetto. Esatto, quando c'è brutto tempo di approfittarne per fare lavori creativi. In ordine, piove devi avere il sole nel cuore, è una frase bellissima, perché diciamo è importante anche la pioggia bagna gli alberi. C'è stato un momento di non so se tu sei meteoropatico, però c'è stato un momento di pioggia forse qualche anno fa, quando avevi deciso di smettere, poi dopo improvvisamente hai ricominciato e ti sei gasato. Bravo, sì, no, lì avevo fatto il pieno, però fai conto che, esatto, sto facendo sempre diciamo le mie sperimentazioni, la mia musica di avanguardia, il mio lo-fi adesso va di moda, quindi si può dire, lo stile musicale magari non di alta qualità, ma di che spero possa dare comunque delle belle sensazioni, anche se non si sente, diciamo, bene come le produzioni più curate, ecco, questo stile che mi piace fare adesso, lo-fi, utilizzandola questa macchina qua, l'SP404, di solito. Sì, sì. Oh, esatto, l'hai citata pure prima quando... Ah, ma ce l'ho anche qua, guarda la telecamera. Bellissima, guarda, te l'ha sempre accesa. quale c'hai, l'SX? O... SX, XX, nuova, no, purtroppo non c'è quella vecchia. Sì, bravo, no, anche io devo fare l'SX, io c'ho quello che viene definito l'OG, la vecchia Gloria, il primo modello, wow. Però adesso, esatto, ci vogliono tutte e due, quelli ideali averne due. Come i giradischi, così li usi in parallelo. Bravo, come Luppolo, quello della crew nostra, è uno dei beatmaker giovani con cui abbiamo messo in piedi il collettivo Dylan Doggy Diesel Brothers, e facciamo i beat spesso e volentieri, li mettiamo fuori sul mio canale YouTube, è il Crespo Visions, e Luppolo ne ha due, appunto, due con due che sei padrone del mondo. Esatto, non ho detto prima, mentre tu me l'avevi chiesto, scusami, del Captain Futuro Rap Contest che faccio ogni anno, sia del rap e poi anche per i beat, l'ho fatto anche quest'anno, e quest'anno ho vinto per il rap Brattini da Torino, per i beats ho vinto Italo Beats dentro il mio nuovo album, c'è sia il remix di Piovegrano che quello che ha fatto per vincere, sia c'è una che abbiamo fatto apposta, si chiama Tritalo featuring Italo Beats, che per me appunto è il campione dei beatmaker di quest'anno, con Brattini, e usciranno un EP a poco che sta facendo assieme addirittura tutta la sua crew che si chiamano appunto gli Overstriva di Torino, e niente, mi piace collaborare con i ragazzi giovani perché hanno voglia di dimostrare, hanno energia, e mentre dicevo appunto gli amici di vecchio, che decidiamo di fare una cosa e la riusciamo a mettere in piedi, passa un sacco di tempo, mentre quando faccio il contest dico: ragazzi, c'è un mese, questo è con quei beat, da 30 beat, la gente si iscrive, paga qualcosa per iscriversi, supporta, diciamo, il proprio artista preferito, si acchiappa un bel beat originale e fa i migliori 14 sono finiti nel mixtape. Salutiamo anche altri molto bravi che sono nel mixtape, come per esempio Bombone di Pescara, ma ce ne sono tanti, quindi consiglio di andare sul Bandcamp di Captain Futuro, che è appunto il sito dove metto le mie musiche più coraggiose, e scaricarsi gratuitamente oltretutto i mixtape sia del Rap Contest che del Beat Contest. No joke, bro.
Tu hai sempre avuto appunto un occhio di riguardo, come dicevamo anche prima, per la scena rap emergente, e sono usciti anche dei nomi in realtà molto grossi da Capitan Future Rap Contest, penso a Mezzo Sangue, credo sia passato anche Willy Peyote in passato, giusto? Giusto, giusto, entrambi fantastici. Secondo te chi è della nuova leva, uno che potrebbe seguire le loro orme in qualità di appunto nuova sensazione? Questo, guarda, esatto, sia Willy Peyote sia Mezzo Sangue sono degli artisti veramente motivati, ecco. Io su questo non ti so dire, cioè nel mio contest c'è gente brava e gente appassionata. E non penso tutta la gente che fa il mio contest vuole fare il rapper di lavoro, okay. Ho capito? Certo, qui sì. Che ne so, per esempio Brattini è un bravissimo rapper, però guardando un po' come la situazione, dove c'è tanta musica, è difficile anche un po' ogni tanto emergere, e lui si è sempre aperto uno situazioni, mixaggi, anche video musicali, quindi dici che magari altri fanno proprio altri lavori, rappano proprio. Uno degli artisti con cui collaboro anche sull'album, Young Pop, detto Poppa G, fa un altro lavoro, però non vede l'ora di reparo, ogni settimana registra, produce, pubblica musica, quindi diciamo, non lo so esatto, gente come Willy Peyote e come Mezzo Sangue è speciale perché sia brava come artista, veramente determinata come imprenditore musicale, ecco. E allora Bandcamp di Captain Futuro per ascoltare Classici Fantastici volume 1 e anche il contest rap e beat. Visto che stiamo ascoltando Classici Fantastici, che pezzo ci consigli? Che pezzo andiamo a sentire? Il primo singolo di Classici Fantastici, cioè il primo video che uscirà tra una settimana, sarà Humus. Sì, ma possiamo sentire Humus che è... Andiamocela a sentire. Sarei veramente curioso di chiederti qual è il sample che hai usato, quel che si sente sotto, che è fighissimo. Beh, sei pazzo, chi se li ricorda? Ma sai che noi, cioè io produrrò una ventina di beats ogni settimana, quindi in un anno sono centinaia al mese quasi. E in più c'ho altri amici ancora più avvelenati di me, appunto Jay Ray, Also Good, Luppolo. Cioè c'è tutta una crew di... JB Vibes, c'è una crew di producer, alcuni di questi artisti appunto faccio uscire molta musica, quindi siamo sempre carichi di beat, è difficile ricordarsi gli originali, sente una parola in italiano, quindi deve essere musica italiana, ecco, un indizio che posso dare, mi piace campionare molta musica italiana anni 60, anni 70, perché... diciamo, è una ricerca musicale che risulta anche un po' speciale, che ci caratterizza anche musicalmente, quindi mi piace campionare il soul americano, l'R&B, il funk americano, ovviamente piace tantissimo, ma trovare delle musiche funky, diciamo, nel repertorio italiano, cosa che è abbastanza facile guardandosi appunto indietro nel tempo, per me è una gran soddisfazione, e penso che anche dall'estero si senta che il tipo di funk che spingo è local, è di qua, ecco, magari negli altri paesi non quei loop lì, ecco. Ma anche perché poi del resto fare questa roba. Del resto poi il pop italiano degli anni 60 e 70 era prodotto, comunque orchestrato, arrangiato da gente come Morricone, Trovaglioli, Bacalov, comunque insomma gente che comunque ha fatto del funk, del jazz, anche poi per l'ambito di poliziottesco, gialli, eccetera, eccetera. Quindi in realtà è veramente iconico come sound. Tu quando campioni cosa fai? Tu quando campioni cosa fai? Tipo fai del digging, usi vinili così, oppure te ne freghi, usi qualsiasi source possibile? Guarda, ecco, fondamentalmente vinile, anche quasi tutto il disco, tranne forse una traccia, è stato fatto dai vinili. Però diciamo una per esempio l'ho fatta dal digitale, anche tutt'oggi sto facendo un sacco di progetti nuovi anche campionando dal digitale, perché l'importante non è tanto da dove viene, ma è il suono che ti ispira, ecco, se senti una cosa che ti piace, anche prima si usava campionare da cassetta, da VHS, dalla televisione, registrare anche, che ne sai,
cose che succedevano in giro e metterle nel disco. Quindi registrare anche i messaggi, prima c'era la segreteria telefonica, oggi magari nelle tre vocali di WhatsApp anche, per cui non è importante, ecco. Per me è bello però campionare il vinile, più che altro è bello andare a ricercare il vinile, andare nei mercatini, andare magari da qualche, adesso gli ultimi, l'ultimo disco e un sacco di altre cose che ho fatto sono, vengono dai loop dei 45 giri dello zio Gigi, cioè lo zio della mia compagna, aveva proprio un centinaio, no di più, 245 giri in cantina, non sapeva che farsene, me li ha dati a me. Quindi diciamo, delle volte appunto è assurdo il modo in cui recuperi la musica, no? Quindi è bello secondo me campionare qualcosa che non viene solo dal computer, anche se lo faccio volentieri quando serve, lo faccio subito, però è perché così diciamo c'è una storia, dove sei andato a prendere i dischi, perché ce li hai, che dischi sono, anche in base a dove vai trovi più che un altro, ecco. È bello, bello. È bello andare a prendere i dischi o anche le cassette, campionare insomma tante altre fonti sonore che non sono quelle solo del computer, che se no già stiamo al computer a mandare le mail, a guardare YouTube, a fare le dirette che sono molto importanti in questo periodo che non ci sono le feste, ecco, per carità. Però diciamo è bello anche uscire all'avventura, andare a cercare un negozietto con i dischi o qualcuno che ti apre uno scantinato dove ci sono dei dischi dimenticati, ecco. Noi purtroppo stiamo volgendo verso il termine di questa puntata di Monolocale Black. Volevo parlare di tante altre storie, di tanti altri capitoli della tua carriera. Penso per esempio a Gente Guasta, un altro momento fondamentale per l'hip hop italiano, alla tua carriera parallela come pittore, eccetera eccetera. Però un ultimo appiglio, visto che abbiamo parlato tanto di famiglia e prima parlavamo anche di tuo fratello Torme e dei Sottotono, che di fatto tu sei responsabile per la loro nascita, no? Perché comunque Fish e Torme si sono conosciuti grazie a te, a fare incontrare Fish e Torme. Sì, li ho fatti incontrare io. E quindi insomma è uscito il nuovo dei Sottotono, Mastroianni, tra l'altro dicevo appunto prima, scritto tra gli altri da delle penne del pop mainstream, tra cui anche Calcutta, Petrella, eccetera eccetera. Insomma, sì. Raccontaci questo nuovo pezzo prodotto da Fish. Coez. Forse anche qualche roba che ha scritto anche Fra Quintale, e poi ci sono proprio anche degli ospiti veri e propri nel disco, però non ve li svelo, anche perché non li so tutti esattamente, ho sentito un po' del disco, non tutto, però sono solo contento, così come sono contenti tutti i fan di vecchia data e i fan più recenti di Sottotono, perché è appunto un gruppo che si è sciolto attorno al 2000 e dopo 20 anni di carriere separate, comunque molto belle, molto importanti, e ritornano assieme appunto, famosi per il loro sound scanzonato, ecco, romantico anche in dei casi. Mastroianni, questo è il nuovo singolo. Per esempio, infatti, tutti i miei amici che normalmente sono, come si può dire, dei tombeur de femme, cioè dei ragazzi che non trovano, che hanno molte avventure. In realtà questa canzone mi ha detto: ah, questa ci fa diventare romantici, ci fa pensare alle nostre ex fidanzate, ci vuole far venire voglia di mettere la testa a posto. Non ti cerco più, ma questa America mi butta giù, lascia perdere, che non sai anche tu, non sai mentire come Mastroianni. È difficile da mandare giù, ma chi l'ha detto che non ti amo più. Quindi un ritorno in grande stile, potremmo definire mainstream, che comunque benedici, ne sei contento? Sì, assolutamente, uscirà anche un documentario con l'album nuovo di Sottotono, e nel documentario c'è anche una mia piccola intervista proprio che racconta le origini appunto del duo, come li ho fatti incontrare. Proprio perché insomma, esatto, gli vogliamo bene Sottotono, gli vogliamo un sacco di bene, sì, assolutamente.
Siamo giunti purtroppo al termine di questa bella chiacchierata con Esa. Io ti ringrazio, ti faccio l'in bocca al lupo per i tuoi tantissimi progetti e speriamo di risentirci presto su queste frequenze. Grazie ragazzi, ma siete dei grandi, complimenti per il monolocale Black, per la giovane età. Quanti anni hai tu, 23? No, ne ho già 29, ahimè. Però anche tu hai un look giovane e giovanile, va bene. Però esatto, tra un anno sei old school. Ricordo, tra un anno faccio anni. Il passaggio al lo-fi anch'io. Cool. Un abbraccio. Grazie ragazzi, spaccate tutto, un bacione, a presto. Ezechiel Presidente, nuovo album fuori, Classici Fantastici volume 1, baby. Andate a recuperare quindi su YouTube, Bandcamp e presto credo anche su Spotify il nuovo lavoro. A giorni. Ho visto che c'era il pre-save di DistroKid in giro prima. Classici Fantastici, esatto. Volume 1. Io nel frattempo vi ringrazio e vi saluto. Ero Luca Lovisetto in vostra compagnia per questo lunedì su Monolocale Black in sostituzione appunto di Alfred D. Appuntamento a settimana Bella prossima. Alfred. Saluto anche ad Alfred, saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori, un augurio di una buona serata e arrivederci al prossimo appuntamento. Ciao a tutti. Monolocale Black. Oh.